stanotte io ti faccio 2 ore. Sì, dai, qualcosa di genere, 2:30. Siamo usciti a letto tipo 3:30. Cosa? Ho fatto della cosa. Ora mi sono stata 5:30. E tra un po', tra qualche ora scoprirete perché. Sto riprendendo. E finalmente dopo un anno siamo fatta. Siamo un anno di viaggio, sono arrivati. E ce l'abbiamo fatta. È bellissimo. Sì, Trieste è bellissimo. Sì, bellissimo. Stavo per piangere. Beh, hai pianto. No, Piruzzi ho cominciato. No, andiamoci. Piangeremo quando andremo. No. Appena arrivati! Ma d'inverno non si conviene. L'anno prossimo stagione con 2 settimane. No, sì, per una bella vacanza. Sì. Ciao! Bene, allora, abbiamo appena finito di mangiare. Io ho 3 chili di insalata, per cui 2 gliel'ho lasciati là. Beh. E niente, adesso andiamo a mettere giù la roba in albergo. In hotel e vi faccio vedere anche com'è, che secondo me è bellissimo, speriamo. E dopo andiamo a fare un giro con i 2 signorini. Ciao! Poi c'è il maggiordomo qui, che sta guidando. Il capello che... Sì. E niente, speriamo che non sia cioè, un po' nuvolato, sì, ma speriamo no, che non piova. No. Può essere che passi in velocità. Sì, speriamo. Comunque Trieste è bellissima, venite a visitarla. Yeah! Al bagno è bellissimo. C'è anche il frigorino, è bellissimo. Che bella è Barbie questa stanza, è fantastica. Brava, riprendi. E ce l'ho fatti! Tutto il giorno così. E c'è Stefano! Turisti. Ciao Stefano! Parla! Ciao! Bella! Ciao! L'hai visto? C'è gente giù? È bellissimo, è fantastico qua. Ci vede il castello? Ci vede il castello? Oddio, mi voglio fare il bagno! Sì, lì c'è il California, questa zona qua si chiama California qua sotto. Perché c'è il locale che si chiama California Inn, anche se è la California. Che bello, mi proprio di fare il bagno. Calcola che ci sono pantegane da chilo qua. Bene. Giù. Sì. Mi ricordo mangiavamo un panino, sta riprendendo, no? Forse questo meglio che non lo racconto. Ma lì vedi la pineta, fa il bagno, fa il bagno in mare, prende il sole, si spiaggia, è bellissimo.
Lì c'è la stazione. E là, vabbè, là è già Slovenia, quelle altre coste sono già Slovenia, poi in Croazia. Quasi. Solo il muso forse. L'uomo delle caverne. L'uomo delle caverne. Voglio fare il bagno. Adesso voglio andare a buttarmi in acqua. Norina con Nicole sono venute qua, però c'è. Sì, infatti mi sembrava familiare sto posto, averlo visto nel video. Sì, però era tipo nuvoloso. Ma allora sono andata anche nel castello, no? Che ha fatto mica il video. Sai che non so. Mi sa di sì. Sì. Sono andata con mia mamma si butta, va sotto tipo gli occhi chiusi, fa un po' 10 metri e viene fuori. Io dietro di lei con gli occhi aperti mi sono trovata la medusa, ma ti dico, grande così davanti. Oh, cominciate a notare al contrario. Mamma, aiuta la medusa. Adesso lo sapranno tutti. Oh. panico, cioè. Ciao. Dall'alto è impressionante. Perché poi quelle grandi dicono che non fa niente, no? Sono quelle piccole. Allora. Che c'è? Ah, si vede da qua il faro? L'unico punto dove si vede. Il faro della Vittoria. Lo vedi? No. Sì, più bianco. È messo in un punto, in una strada che non, cioè, se non ci passi sotto o se non lo guardi dall'alto non lo vedi. Però da dove eravamo noi prima non si vedeva. C'è solo una strada, no? È bella la statua che c'è sopra. Cos'è l'angelo? La Vittoria sarà. Yay! Adesso stiamo andando a vedere il castello di Miramare. Miramare! Oh, yeah. Vado al castello di Miramare dove c'è anche il parco. Protetto dal WWF, la spiaggia protetta dal WWF. Brava. Questo era il castello. No, ma che scemo, scusa, cos'è? Passo per una che non è acculturata. Forza, forza! Questo è il castello di Massimiliano e Caterina d'Asburgo. Mi pare. Sissi. Detta Sissi, ma non so se era Sissi. Sì, è il castello Sissi. Di Sissi questo. Ecco, lei che non è di Trieste lo sa. E praticamente Massimiliano d'Asburgo è stato ucciso e poi è iniziata la prima guerra mondiale. E lei è rimasta da sola qua, se è morta di solitudine, di disperazione, una roba del genere più o meno. Dicono che chiunque dorma dentro al castello, se va in una terra straniera, all'estero, muore. È successo tipo due persone secoli fa. Facciamo le corna. Dicono anche che, sto parlando vanvera, ma è colpa del caldo, dicono anche che se si entra in coppia nel castello, che sia una coppia di amici, una coppia di fidanzati, marito e moglie, poi si litiga e ci si lascia. Io posso dirvi che è vero, a me è successo. Quindi entreremo a coppie separate, no, tipo uno alla volta, dentro il castello, così non ci succede niente. Pure a 3-1. Vabbè, però poi se litighiamo, se entriamo, non so, entrate voi tre, troveremo la strategia. Sì, boh, insomma. Diciamo che entra prima lei e poi... Cosa? Facciamo che entri prima tu e poi vediamo noi se entrare, se è l'occasione di entrare oppure meglio stare. Oppure qui. No. Carino. Ma comunque vi piace? Ma è bellissimo. Allora, dica dottoressa Bernardi, cosa ne pensa di questo fantastico luogo di turistico, di incontri e di culto? E cultura triestina. Trovo che Trieste sia una città stupenda, meravigliosa, venite a visitarla perché... Non ha ancora visto il pezzo migliore. Fantastico. Stasera vedrete. Stasera vedrete. C'è una ripresa assoluta. Quello in faccia. Cioè qua viene fuori un puttiferio. Guardi. Lo guardi quello lì che dice questo. Poi è un puttiferio. No, chi è? Roberto. No, Verdi mia. Puttiferio.
quando due youtuber si incontrano viene fuori un po' di è della verità. Allora, arco di secondo voi, sondaggio, cosa vuol dire fare una ripresa assoluta? Barbie, secondo te? Gli occhiali. Oddio! No! Il suo padre! Il suo padre! Sono rotti! Si sono rotti! No, non è vero. Una ripresa assoluta vuol dire una ripresa costante, ferma e precisa. Ma è una ripresa costante che non hai l'alzare di Parkinson quando riprendi. Guarda, forse lui ti sa dire cos'è la ripresa assoluta. Lui lo sa. Questo uomo qua. Ma lei qui è a caso? Posso fare una domanda? Do you speak Spanish? Spacco Pierre fai comune. Spacchi si Volkswagen? Avrei paura che chiedessi un lavoro qualcosa. Come faccia ghiacciata? Cosa secondo lei è una ripresa assoluta? Dice sì. Ripresa assoluta? Quella cosa... è la pantofola. Devi fare... quella di Bud Spencer, com'era? No, questa era dei fantozzi, dice sì, è quella cosa fatta con un numero. Ah, bene, abbiamo avuto la spiegazione. Beh, il sole. Il sole ha fatto il suo. Cosa vuol dire? Andiamo avanti. Il sole ha fatto il suo. Mi sta esistendo. Ma cosa vuol dire il sole ha fatto il suo? Ti ha cucinato la testa? No, scusa, poi vorrei dire, no? Cioè io mi vesto tutta figa e poi... No, non si vede neanche tanto. Sbrodola, ma non si vede molto. No, sembra una maglietta un sembra po'... così. Fa trendy, fa tendenza. Qua trendy. Se mi mettete Trieste diventate pazzi. È l'aria come la resta. È l'aria! No, allora c'è da dire che Patrizia è spudicissima. Vieni Patrizia. Spero bene, vede... scusa, voglio vedere cioè, se mi dice il contrario. È spudicissima, Dio! E poi? Qui ci fanno per pazzi. No, sai che ha fatto dei bastardi dentro? Perché c'è tipo il tipo che fa la foto e poi quello dietro che si toglie le mutande. Non hai mai visto? Non ho visto queste cose, no? Le foto serie, no? Tipo i turisti, no? Anche il Colosseo, poi c'è quello dietro che si toglie le... Che perle di saggezza. No, comunque è simpatico. Oddio, questo vlog è lungo mesi. È simpaticissima. E poi è più bella che video. No, veramente, stamattina quando ho visto ho detto ma cazzo! Oddio, ho detto cazzo. Vabbè, no, cazzo, le parolacce scappano. Scappano. Cazzo, ho detto cazzo. C'è d'erba. Per l'indirindina. Può far bacco. Bravo. Arrivederci. No, è troppo buona, lei è bellissima. Io sono una caccola in confronto. Ma funk. 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 Ciao. Siamo all'esterno delle mura del castello di Miramare. E resta nel mille ciapilo. E come potete notare l'architettura tipica dell'epoca rispecchia il gusto asburgico di Massimiliano. Sì, abbiamo capito. Non si scrive che nessuno è questo. Ma Barbio? Non lo so. È volato. Si è buttato. Alla ricerca di Barbio. I need your love. No, ma Patrizia. Mentre parlavi c'era Letizia. Era lì così? Tipo. Era così, cioè, cosa sto dicendo? No, cioè, voi dovete venire a Trieste con la Patrizia. Vi divertite tutto il giorno. Già Italia. Italia 1. Ah, non stavi registrando. Certo! Ah, ok. Allora vi aspetto tutti in casa mia. Oh, mega pigiama par, una mega grugliata. Mega grugliata, mega a casa Stepancic. E basta, non c'è altro da dire. Che brutti quei momenti quando non sai cosa dire. Brutto, però tutto adesso che ridiamo. Momenti di silenzio dei vlog. Tutto adesso che ridiamo, mamma. Cioè, noi ci divertiamo troppo, no, veramente. Questo secondo me è il vlog più bello. Questo più bello è il vlog più bello. Top, prima pagina di YouTube. Se magari. Mi incazzo se non lo fa. Mi incazzo. Un puttiferio. Un puttiferio. Chiederai i diritti perché tutti ferri 50 volte. Qui è tutto fantastico. Cioè c'è una vista spettacolare. Guardate qua. Se non è bello. Qua è tutto bello.
la parte con Barbio. Qui è tutto bellissimo, non so più cosa dire, so solo che è fantastico. Patti, io ti adoro, sono troppo simpatica, troppo. Adesso mi stai fissando che sto parlando da sola. Il permesso. Ciao amore. Bella che non ha caldo. Patrizia mamma. Che ama i bambini, la Patwid. Barbio. Patrizia, veramente, non ha dato il consenso alle persone di pucciare i piedi nel suo mare. Appunto. Eppure quelli li pucciano. Com'è qua? Però ci sono gli scalini liberi. Patti! Ma di come sei inghignata. Sono inghignata. Inghignata. No, guarda, posso affittare la casetta lì se volete. Vedi quella là, eh? Sì, quella da giù con le scalette. Quella. Quella. Quella, ti vedi qua là. Solo quella però, eh? Quella. Questo è di Patrizia. Se non lo so. Sai che fatica tagliare l'erba qua, oh. Fa tutto lei, eh? Cioè, dalla mattina alla sera non fa altro. Tira e io pulisco il giardino, taglio l'erba, curo i fiori, guarda che me li curo, guarda, guarda. Con che amore li curo io. Cioè. Oddio mio. Che sclero, ragazzi. Minchia, che caldo. Stefano ci guarda. Oggi va così. Non è vero? Oggi va così. Di sì, Stefano. Sì, 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 Stefano. Ribelle. Che ribelle. Sei un ribelle. Sì, lui è un ribelle. Pogamo. Intanto, allora, di una cosa sei sicuro. Qua vengono solo i turisti. Sì. Qua vengono solo i turisti, quindi è sicuro che non incontrerai mai nessuno che ti conosce. Quindi. Però finisce su YouTube. Però va su YouTube. Sì, beh, ma ormai la sua reputazione è già andata. Ma meglio. Una volta era. Sì, adesso è. Ormai. Mettiamo su camera. Mi sa che questo video lo divido in tre parti. Allunga sé. Una, due. Lì solo la parte alta. Meno internet, più cabernet. Cioè Patti. Guardate il giardino della Patrizia. Vieni qua. Vieni qua. Ma ti giri, ero qua. Ero qua. Ma il tuo giardino e il tuo mare. Vieni, vieni Barbio. Vedi, vedi quella paparetta. Qua ci hanno registrato. Sì, sì. No, no, sì. Ah, però. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, vero? Perché ma nascondino? Dai, no, dai, non altro mai. No, beh, lo so, la conosco, la conosco. No, che tremare la telecamera. Poi fai così. Viene il vomito, chi guarda. Niente. Yeah.